Beh, stiamo avviando una registrazione senza sapere cosa stiamo facendo esattamente. Quindi stiamo parlando della quarta serata, mitica quarta serata di Sanremo. A grande richiesta, questa volta l'ho dovuto fare da casa fuori dal gulag perché ho visite, questo detenuto è stato visitato e mi è permesso ogni tanto venire qua a Roma fuori dal gulag per un breve tempo. E non so perché ho preso lo screenshot qui, ci troviamo di fronte a Windows, quindi God help us. Quindi cominciamo, sappiamo insomma che Sanremo è quello che è, così, un strumento del rettile per mandarti un po' di veleno con la musica, con il dolce. Quindi Zarrillo, Zarrillo ha detto che questo è stato, vediamo le sue parole. Posso dire una cosa di cui mi assumo la responsabilità? Noi dobbiamo avere paura quando la libertà, i diritti civili e i diritti umani non vengono difesi. Ok? Questo è stato Zarrillo. Andiamo avanti. Ah, ecco, Tiziano Ferro. Quindi nell'elenco ufficiale dei gay c'è anche Zarrillo, ho scoperto io. Don't tell me why, bro. Don't tell me. C'è sempre un qualcosa che connette tutto queste robe di Sanremo. Questa gente, diciamo, in qualche modo. C'è there's a pattern here. Quindi a un certo punto abbiamo avuto quest'altra roba. Bellissimo. E io ho voluto analizzare, diciamo, per bene la cosa, la situazione, diciamo, anatomicamente parlando, diciamo. E scoprì anche questa volta che Elisa è stata costretta a rimandare alcune date del suo tour e a causa di un viral, che non so dire perché siamo in Cina. Contratto, insomma. E eccolo qua, mentre questi video possono aiutare a vomitare, insomma, l'utilità ce l'hanno, diciamo. Ma vogliamo commentare oltre? Ma andiamo oltre, abbiamo vomitato abbastanza, passiamo alla prossima. No, possiamo vomitare ancora un po' di più. Questo corpo da muratore, diciamo, da scaricatore da porto. Ma mi sbaglio, come sempre, ci casco sempre. Quindi cancellate tutto quello che ho detto finora perché, a quanto si vede, è incinta, quindi ho sbagliato tutto, ragazzi. Sono un cazzaro, cazzo, non so. O maybe not. Maybe not. Save the children. Tranny saves the children. It's the opposite, but hey, what do I know? What do I know? Let's laugh. The fucking sheep will think that I am a woman. Ok. E poi c'è stato il momento di Rosa Chemical con un sex toy. Questo è nella quarta serata, ragazzi. Cioè, non è un film porno questo. E con un sex toy in mano. E poi dice, viva l'amore. Alla fine della canzone finisce e dice viva l'amore, viva il sesso, libertà. Dice questo. E cos'era il sex toy? Voi vi chiedete, no? Cos'era questo sex toy? Era un, per quelli esperti di questi oggetti, era un plug anale, ragazzi. In prima serata, proprio grandi e piccini. Evviva la Rai. Paghiamo pure questi, eh. E se non li paghi questi qua, ti rompono il culo proprio. Se tu provi e dici guarda io non guardo TV, cazzo. Al massimo lo guardo per vomitarvi, per far vedere che cazzo di si schifo, eh. Ma addirittura si permettono di prenderti i soldi per questa roba qua, questi stronzi. Andiamo avanti. L'unico, guarda, sarà un rettile, sarà quello che cazzo, ma almeno è un minimo, cioè vedi Amadeus, cioè, quel vuoto proprio, cioè, senti quel vuoto che senti quando
parli con un imprenditore, tipo, la gente fredda, proprio, non sanno proprio avere emozioni. No? Questo è Amadeus, una roba agghiacciante. Proprio. Almeno sto cazzo di Fiorello, un po' di umanità, porca troia, un po' di comicità. Sarà un rettile, trovo che cazzo è. Ah, bello in alto, un bel rettile. Però porca troia, non so che cazzo è, ma è umano, porca troia. Cioè, fa battute che poi ride veramente. A un certo punto ha fatto la battuta perché se ne sono usciti che praticamente lì a Sanremo hanno trovato una bomba, qualche cazzo, ne so. E Fiorello ha fatto ridere, ha fatto la battuta. Ma che cazzo stiamo parlando? Era la valigetta di Rosa Chemical, come cazzo si chiama questo qua del plug anale, che si era scordato la cosa là, perché avrebbero trovato tipo ecco la mia ragazza, forse. No, è Ale. E insomma, almeno, cioè, l'unica cosa che si salva è Fiorello. Odio dirlo, ragazzi, perché è un rettile pure lui, eccetera, eccetera. Però porca troia, è piacevole sentì vederlo un attimo, prendeva in giro, cioè, stava col sacco a pelo, voracce, lo mette, capito? Non c'ha quella finzione di stare lì, cioè, in diretta, porca troia, se fosse stato un altro, tutto ok, come quello là, tutti nudi, no? A meno due, capito? Tutti nudi, là, tutti... Va tutto bene. Invece questo porcata gli prendeva in giro. Ma che cazzo mi è stato a fa fa? Perché sto qua col sacco a pelo, guarda l'ora, oh. Gli metteva l'orologio e diceva: oh, ma volete sbrigare, porca troia, che cazzo sta a fa? E poi non rideva, no? Che si collegavano e lui diceva: che cazzo volete? Tipo, mi fate sta qua alle 2 di notte, qua sto aspettando che finite, che poi c'era la diretta sua. E niente, l'unica cosa che si sa di tutto questo orrore, ragazzi. Per il resto un film porno continuo, di gay, di cose, di trans, quello che cazzo ho avuto. Che, ripeto ragazzi, io con questa gente qua non ho niente. Cioè questa gente può scoparsi un tavolino, un bicchiere, quello che cazzo gli pare, hanno la libertà di fare quello che vogliono. Ma basta che non recano danni agli altri. Se arriva il momento che tu semplicemente perché sbagli pronome, questa gente qua ti mette dentro e dici qualcosa che non va. A parte che vabbè, qui il piano è enorme dietro a tutta questa roba qua, e con la scusa di difendere questa gente qua faranno fuori i normali come me, ovviamente. E poi c'è stata questa qua, la cosa più pesante che hanno fatto questa serata, che questa zozzona qua. Che ogni volta devono far dire qualcosa alla donna che presenta lì, ogni serata è diversa. Una volta bastava una, invece adesso l'attention span è corto, quindi ogni serata c'è una diversa, è una tettona diversa, tranne la Ferragni, che è una scopa rotta, ovviamente, lo sappiamo. E questo, vediamo il test, ha fatto un monologo, cioè più distruttivo io non ho mai sentito, ragazzi. Lo apro al volo, se ce la facciamo. Io spero che OBS stia registrando, un secondo che controllo. Paresse di sì. Pare di sì. Andiamo a vedere al volo il test di questo orrore che lei ha, cioè, ha fatto cerco un attimo di mettere questo. Quindi, secondo voi, lei parla della maternità in generale in questo monologo, no? E cerca di farlo come una cosa così. E questa zozza, ragazzi, dice: ma come faccio con te, bambina? Ancora non ti conosco, ancora non so nemmeno se nasci, se ci riesco a farti nascere, che già non ci capiamo, porca troia. Essere figlio di una madre come me ti causerà solo dei problemi. Se sarai maschio, io so e quasi spero che sarai gay. E t'amerò così tanto. Però forse preferirei non lo fossi, perché sarà più difficile e io vorrei, perché ci sono quelli normali, no, che ti odiano se sei gay, no? Come Marcel Mingo, cosa che ho spiegato, io non odio questa gente, possono fare quello che cazzo gli pare, basta che non tolgono libertà. Se tu cominci a togliergli le libertà, allora c'è qualcosa che, più che loro che chiedono libertà, siamo noi normali che stiamo perdendo qua. Comunque, dovremmo avere libertà. Semplicemente Dio che cazzo ci parla. Però forse preferirei non lo fossi gay, no? Perché sarà più difficile e io vorrei che per te fosse facile. Per favore, vienimi su brillante con la battuta pronta. Odia, odia, odia ciò che si deve odiare, il male, l'ingiustizia, perché è con quell'odio che si fa tutto. Non è vero che si fa con l'amore. Questo su Rai 1, ragazzi.
Sì, con l'amore si fanno delle cose, ma il grosso si fa con quell'odio lì, profondo, viscerale, instancabile. Non essere, ti prego, una di quelle creature indifese, troppo buone, perché poi dovrei cercare di difenderti tutto il tempo e c'è il rischio che tu venga su meno capace di guardare, di camminare. Io vorrei fare come mia madre, che non mi ha mai preso nel suo lettone. Beh, adesso tutto si spiega, no? Piangerai nel tuo letto. Spero di avere la forza di lasciarti piangere. Non devo essere debole. E tante altre belle parole. Che se il monologo completo lo potete trovare online. Vediamo se c'è altro vomito da leggere al volo. Ah, poi è arrivato. Molti di questi zombie in questa quarta sera dicevano tutti libertà. Anche Rosa Chemical col plug anale, ragazzi, diceva libertà, sesso libera, libertà. E Toti qua. Un rettile, anche lui col papillon, perché così si usa molto. Il guinzaglio non ce l'hanno il guinzaglio in questo momento perché è una festa. Il cane non c'ha il guinzaglio, cioè sarebbe la cravatta, e questo però ce l'ha quest'altro. E comunque, sì, Totti diceva che tutti i nostri zombie qua, abbiamo questi cantanti, hanno tutti marcato questa cosa della libertà. La libertà, che bella libertà, come siamo liberi, eccetera, eccetera. E abbiamo finito, abbiamo vomitato abbastanza e possiamo. Ecco, sono riuscito anche oggi, che era molto difficile farlo con un computer così vecchio e lento, cioè, sono riuscito a fare anche la quinta serata. E con una telecamera screusa, eccetera, eccetera, però ci sono riuscito. Beh, io spero, ma la vedo difficile perché domani sarà molto difficile che faccia la quinta serata. Sempre se c'è una quinta serata oggi. Oggi è sabato, quando finisce sta cosa? Io a domenica spero finisca, insomma. Comunque, abbiamo fatto pure questo. Mo' carichiamo. Ciao. Come si ferma?